Per quante ore al giorno assumete almeno una delle posture appena viste? Sono state fatte delle statistiche e degli studi in merito alla problematica della postura lavorativa. Da queste statistiche è emerso che i problemi muscoloscheletrici sono molto accentuati, specialmente sui medici chirurghi in odontoiatria. Abbiamo trovato questa statistica e volevo condividerla con voi. In Gran Bretagna sono stati inviati 130 questionari anonimi a chirurghi di diverse discipline. L'80% di questi chirurghi ha descritto dolori regolarmente durante i loro trattamenti operatori. Il 65% di loro però non ha mai cercato un aiuto o un consiglio. Altri hanno chiesto dei pareri ad altri colleghi e si sono automedicati. Solo un medico chirurgo ha informato il Dipartimento di Salute del Lavoro. Quali sono le cause di questi dolori? Il 46% è dato dalla postura, il 21% dall'uso di microscopi, il 21% dall'uso di strumenti chirurgici e l'11% dall'uso di occhialini chirurgici o illuminazione montata sul caschetto. La conclusione di questa ricerca quindi è stata la seguente. Sulla base di uno studio si spera che venga posta maggiore attenzione sulla promozione di una migliore ergonomia in chirurgia, incoraggiando l'industria a fornire apparecchiature più comode da maneggiare. Questa frase Teclomed l'ha presa come sfida. Ad esempio, altri studi fatti nel 2019 hanno dimostrato che utilizzando un visore in abbinamento a un microscopio può riuscire a, diciamo, avere una visione superiore, una visione più dettagliata delle immagini e soprattutto non provoca dolore alle spalle, al collo e alla zona lombare. Falco parte da qua, dal concetto di postura ed ergonomia. Inizialmente è stato progettato per essere connesso alla nostra lampada con telecamera ESACAM, permettendo di ottenere immagini ad alta risoluzione con grandi contrasti e con zoom fino a 30x. Confrontandoci con i professionisti del settore, però, abbiamo esteso, diciamo, le applicazioni di Falco su apparecchiature che comunque richiedono una visualizzazione esterna, andando quindi a potenziare e non a sostituire le apparecchiature con cui connettere Falco. Definiamo in questo modo un nuovo ecosistema flessibile. Con Falco di fatto alziamo il livello in termini di precisione, qualità e sicurezza delle procedure mediche, salvaguardando il benessere lavorativo e la salute. Possiamo dire con orgoglio che Falco potenzia l'utilizzo di macchine come microscopi operativi, telecamere intraorali, scanner 3D, lampade chirurgiche con telecamera incorporata, quindi non solo la nostra ESACAM, ma anche altri tipi di lampade. Insomma, con tutti quei sistemi di acquisizione immagine che richiedono una visualizzazione su un monitor o su un PC. Inoltre è possibile consultare la cartella paziente durante l'intervento, switchando velocemente dalla telecamera allo schermo del PC. Proprio la visione dello schermo del PC ci permette anche di fare telemedicina, ma di questo ne parleremo più avanti. Attualmente stiamo lavorando sull'intercambiabilità dei moduli di Falco, cioè su quei moduli che permettono di comandare via wireless le apparecchiature con le quali Falco è collegata. Questo è per rendere Falco una tecnologia realmente flessibile al 100%. La tecnologia flessibile si caratterizza per una cosa, è per la sua natura multidisciplinare. Ed è questo il prossimo obiettivo che vogliamo raggiungere con Falco. Mi raccomando, seguiteci, nel prossimo video spiegheremo come è semplice installare il sistema Falco nell'ambiente operativo. Un saluto, ciao!